Mercoledì 7 ottobre 2015. Io sono Bella Shakmirze e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo cosa succede in città oggi. Piazza Castello rimarrà un'area pedonale anche dopo il termine di Expo. Lo ha comunicato l'assessore all'urbanistica Alessandro Balducci, che ha spiegato che per la riqualificazione della piazza verrà indetto un concorso di idee, per il quale verrà utilizzato la stessa piattaforma informatica realizzata per il concorso per il rinnovamento di Piazza Scala. L'iniziativa sarà deliberata nelle prossime settimane e mira a trovare un progetto per Piazza Castello che prevede un rifacimento della pavimentazione e la creazione degli spazi vivibili e che crei una continuità con l'asse verso San Bavila. Ieri mattina c'è stata un'interruzione nell'abbattimento degli alberi in corso Indipendenza, nel momento in cui una donna è salita in cima a un albero in segno di protesta. Sul posto era in corso una manifestazione contro il cantiere della M4, quando la donna si è staccata dal gruppo per salire sull'albero e rimanervi diverse ore. I manifestanti hanno acclamato l'attivista e hanno promesso di essere presenti anche questa mattina con l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Sempre in tema di metropolitana, ieri sera si sono verificati numerosi e continui rallentamenti sulla linea 1 della metropolitana nella direzione di Sesto San Giovanni. I testimoni hanno parlato di soste forzate di diversi minuti ad ogni stazione. Dal portale Twitter di ATM non è arrivata alcuna indicazione, ma pare si trattasse di un guasto a Sesto FS. La situazione è poi lentamente tornata alla normalità. L'anno dell'Esposizione Universale sta confermando l'aumento dell'interesse dei turisti stranieri verso la città di Milano. Settembre ha registrato dei numeri da record con un aumento del 35% di arrivi in città, passati dai 670.000 nel 2014 ai 910.000 di quest'anno. Questi sono dati presentati ieri dagli assessori comunali Franco D'Alfonso e Cristina Tajani nella conferenza stampa all'Expo Gate in Piazza Cairoli. A contribuire il successo non è stata solo Expo, ma anche le varie kermesse della moda come la Vogue Fashion Night. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.